Ma questo treno è lunghissimo, eh? Non posso stare dietro che li filmavo. Oddio, si chiude. Stazione di Faenza. Veramente? Oh, giù la testa! Ecco, questa è una bellissima grotta. Oh, campo da tennis! Questo si chiama la sala da ballo. Sala da ballo, ah, non campo da tennis. Attento, non ti scordare. Oh, giù la testa! Abbiamo già visto 2 chilometri con il trenino e adesso un chilometro e mezzo a piedi. A piedi vedremo la parte più bella della grotta. Cominciamo con la parte più difficile, la grande montagna, poi il Calvario. Poi andremo a vedere la parte più bella, chiamata appunto le grotte belle, e finiremo la nostra visita nella sala dei concerti. Il percorso turistico nelle grotte di Postumia è il più lungo percorso turistico in una grotta in Europa. Finora hanno scoperto più di 24 chilometri di questo sistema, che è composto di 5 grotte. All'interno della grotta la temperatura è stabile, sia in estate che d'inverno si aggira intorno ai 10 gradi. La parte che abbiamo visto con il trenino si chiama la Grotta Vecchia, perché è stata scoperta per prima, nel 1818. L'uomo che le ha scoperte fu un postumiese e si chiamava Luca Cecci. Ma inizialmente la visita si svolgeva a piedi. Era un percorso difficile e ci volevano diverse ore per raggiungere questo punto. Ma viste le dimensioni dalle gallerie e il suo sviluppo orizzontale, ben presto fu trovata una soluzione. Nell'anno 1872 fu costruita la ferrovia e i visitatori si sedevano su carrozze di posto spinte a mano dalle guide. Il conforto è aumentato poi quando sono state sostituite dai trenini più moderni. La grotta fu scavata dal fiume Piuca circa 3 milioni d'anni fa. Il fiume ha sciolto il calcare e cominciato a formare la grotta in 3 livelli. Il livello più alto, che è anche il più vecchio, si trova sopra di noi. Il livello più basso, che è anche il più giovane, si trova sotto di noi. Noi ci troviamo invece nel livello medio, che è il più grande e certo il più bello. E poi, quando il fiume si ritirò nel livello più basso, sono cominciate a crescere le stalattiti e le stalagmiti. Le stalattiti e le stalagmiti si formano con dei processi naturali. L'acqua piovana nel suo percorso dalla superficie verso il sottosuolo scioglie il calcare. E poi, quando le goccioline d'acqua finalmente raggiungono il soffitto della grotta, rilasciano del carbonato di calcio in forma di stalattiti. Tuttavia, molte goccioline cadono sul piano della grotta, dove si deposita il rimanente carbonato di calcio, formando così le stalagmiti di varie forme. Un'altra volta, le stalattiti e le stalagmiti. E poi, quando si congiungono, quando si uniscono, le stalattiti e le stalagmiti, si formano le colonne. Qua dietro sopra. Ma le concrezioni si differenziano non solo nella forma, ma anche nel colore. Nella grotta abbiamo 3 colori: rosso, grigio e bianco.
Il colore è rosso e dato a concrezioni dalla terra rossa carsica. Sono gli ossidi di ferro. Sopra. Poi il colore grigio. Dietro è dato dagli ossidi di manganese. E il colore bianco è puro carbonato di calcio. Ecco, allora com'è andata questa gita a Postumia? Bene, bene, salutiamo tutti! Salutate! Ciao, ciao Fede, guarda! Fatta proprio bella, guardate il panorama! E c'è un bel sole! Ciao a tutti, ciao!